un'iniziativa decisamente di stampo popolare. Siamo molto orgogliosi di aver aperto la festa dei popoli con una festa della cooperazione che noi non abbiamo esitato a definire la cooperazione sana, tanto che siamo anche impegnati con la sottoscrizione di una petizione popolare per una legge di iniziativa popolare che riguarda il riordino della situazione della cooperazione in Italia, cioè una legge che faccia chiarezza rispetto a quelli che devono essere i requisiti e i sistemi di controllo per la cooperativa autentica, per evitare quello che il Papa ha definito la prostituzione della parola cooperazione, cioè un utilizzo improprio che naturalmente ha anche gettato nello sgomento l'intero sistema. Oggi, con questa partecipazione popolare di cooperatori, di famiglie di cooperatori e di cittadini, riusciamo a ripristinare un livello di credibilità accettabile.